Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati con BB Prof. Questo video è rivolto agli studenti di terza media, quindi per gli studenti che concludono il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado. È un video sulle equazioni, è il terzo video mirato specifico sulle equazioni e parliamo oggi di equazioni con i prodotti notevoli. I prodotti notevoli sono un argomento che a volte può creare difficoltà. Per quanto riguarda la scuola media, vediamo in questa lavagna che in realtà ci occupiamo soltanto di due tipi di prodotti notevoli, perché quelli un pochino più difficili, quelli più complessi, si studiano poi alla scuola superiore. E quindi nella scuola media si studia il quadrato di un binomio. A più b alla seconda e sarà il quadrato del primo termine più il doppio prodotto più 2ab più il quadrato del secondo termine. Se il segno è più, il doppio prodotto sarà positivo, se il segno è meno, il doppio prodotto sarà negativo. Nel caso di dubbi, potete andare a vedere un mio precedente video proprio sui prodotti notevoli dove troverete vari esempi. L'altro tipo di prodotto notevole che si studia alla scuola media è la differenza di quadrati, il prodotto del tipo A più B per A meno B, e il risultato di questo è A alla seconda meno B alla seconda. Anche per questo tipo di prodotto notevole andatevi a vedere degli esempi in un video precedente. L'argomento di oggi però sono le equazioni con i prodotti notevoli e qui vi ho messo un primo esempio. Allora, vediamo, intanto i prodotti notevoli bisogna riconoscerli e io ve li metto in evidenza in rosso. Questo è un prodotto notevole ed è infatti il binomio al quadrato. Poi qui abbiamo il tipo A più B per A meno B. Qui invece abbiamo una semplice moltiplicazione e qui abbiamo di nuovo il binomio al quadrato. Allora, vediamo di eseguirli. Allora, vediamo, ve lo facciamo in giallo. Sarà il quadrato del primo termine meno il doppio prodotto, quindi meno 6x, più il quadrato del secondo termine. Qui invece dobbiamo fare il quadrato del primo meno il quadrato del secondo, più x alla seconda meno 1. Poi eseguiamo la moltiplicazione più 2x alla seconda meno 4x, facendo la moltiplicazione del monomio per il binomio, uguale 4 che moltiplica il quadrato del primo meno il doppio prodotto più il quadrato del secondo. Controlliamo di aver fatto giusto, quindi x alla seconda mi sembra di sì. Allora, adesso cerchiamo di mettere insieme un po' di cose, quindi x alla seconda più x alla seconda più 2x alla seconda, 4x alla seconda, poi abbiamo meno 6x meno 4x meno 10x e poi ancora più 9 meno 1 più 8. Vediamo da questa parte invece 4x alla seconda meno 8x più 4. Adesso cosa si fa nelle equazioni? Si portano tutte le x da una parte e tutti i numeri dall'altra. Quindi avremo 4x alla seconda meno 4x alla seconda, perché questo termine che va dall'altra parte cambia segno. Poi abbiamo meno 10x e poi questo meno 8x va dall'altra parte, cambia segno, quindi più 8x uguale. Il più 8 va dall'altra parte, quindi cambia segno, diventa meno 8 più 4. Allora, 4x alla seconda meno 4x alla seconda se ne vanno, quindi si azzerano e questa è una gran bella cosa perché noi nella scuola media sappiamo svolgere soltanto le equazioni di primo grado, quindi trovarci con una x alla seconda ci creerebbe delle difficoltà. Allora, siamo anche abbastanza sicuri che stiamo andando per il verso giusto proprio perché le x alla seconda si azzerano. Le equazioni di secondo grado le farete poi nella scuola superiore. Poi meno 10x più 8x meno 2x uguale meno 4. Allora, x sarà uguale meno 4 fratto meno 2, quindi il termine non fratto il coefficiente della x e quindi il risultato finale di questa equazione è più 2. Ok? Quindi un'equazione abbastanza semplice, ma che presenta comunque dei prodotti notevoli e bisogna sempre stare attenti ai segni. Vediamo
un altro esempio. Questo è un esempio invece con dei prodotti notevoli un pochino più impegnativi, cioè diciamo perché ci sono le frazioni, non è che ci sia tutta questa difficoltà, però ci sono le frazioni. Allora, vediamo, mettiamo in evidenza i prodotti notevoli. Questo è il prodotto notevole del tipo A più B per A meno B. Poi qui c'è il quadrato del binomio, vedete, e poi ci sono un po' di cosette, però come prodotti notevoli mettiamo in evidenza questi due. Allora, proviamo a farlo. Allora, il risultato sarà x alla seconda meno un quarto e mi sono tolta il primo prodotto notevole. Poi qui posso solo ricopiare più x meno un mezzo. Poi qui attenzione, perché ho il prodotto notevole, il quadrato del primo, doppio prodotto, quadrato del secondo, ma ho però un meno davanti. Quindi attenzione perché sarà meno x alla seconda meno un mezzo x meno un sedicesimo, eh? Quindi questo meno che possiamo mettere in evidenza in rosso, questo meno va a cambiare tutti i segni del prodotto notevole che invece avrebbe i segni positivi. Poi tutto questo sarà uguale a un ottavo meno, e qui ricopiamo, fratto 2. Adesso cosa si fa? Se avete visto il video precedente dove ho spiegato bene come si fanno le equazioni con le frazioni, conviene trovare un minimo comune multiplo che va bene per tutto. Quindi si fanno due belle linee di frazione lunghe e si sceglie un minimo comune multiplo che va bene per tutto ed è 16. 16 da questa parte e 16 da questa parte. Allora facciamo i vari calcoli, quindi avremo x alla seconda, intanto ecco lo tolgo, ecco perché non mi serve avere le x alla seconda, abbiamo già detto prima che non mi serve. Quindi cominciamo da questo calcolo, 16 diviso 4, 4, quindi meno 4 più 16x meno 8 meno 8x meno 1. E poi dall'altra parte invece avremo 2 meno 8x e poi attenzione perché qui il segno, ecco qui, scusate, avevo scritto male il testo, quindi ragazzi qui è un più, mi sono sbagliata, quindi vi chiedo scusa perché avevo scritto male e quindi il meno davanti al più diventa meno 8. Io a volte sono molto distratta, allora mettiamo bene in evidenza questo segno meno che cambia il segno in entrambi i valori che abbiamo nell'ultima frazione, quindi meno 8x meno 8. Allora, che cosa viene fuori? Avremo, posso moltiplicare per 16 da questa parte e per 16 da questa parte e per il secondo principio di equivalenza possiamo moltiplicare appunto dalle due parti e semplificare. Così mi ritrovo ad avere un'equazione senza frazioni, quindi molto più facile. Allora, il risultato finale sarà, mettendo tutte le x da una parte, 16x meno 8x più 8x uguale più 4 più 8 più 1 più 2 meno 8. Allora vediamo 16x meno 8x più 8x rimane 16x uguale più 4 più 8 fa più 12 meno 8, quindi abbiamo più 4 più 3 più 7. Quindi anche qui prendo la mia manina così posso spostare in alto lo schermo per avere un pochino più spazio. Quindi se anche qui non abbiamo fatto errori di calcolo, x sarà uguale più 7 sedicesimi, ma il risultato è corretto. Quindi vediamo di ripercorrere un po' il discorso. Dobbiamo prima individuare i prodotti notevoli, dobbiamo fare attenzione ai segni, perché quelli sono ciò che nelle equazioni crea i problemi maggiori, e poi ricordarci il secondo principio di equivalenza che ci permette di semplificare queste grosse frazioni.
E ricordiamoci sempre che quando un termine passa dall'altra parte dell'uguale cambia di segno, e questo per il primo principio di equivalenza delle equazioni. Allora, ragazzi, io spero che appunto le equazioni con i prodotti notevoli non diano più tante difficoltà. E poi, come difficoltà per la scuola media, ci fermiamo qui. Per tutte le cose più difficili, ragazzi, dovete aspettare la scuola superiore. Allora, la matematica è facile, ma speriamo di sì, eh? Io ve lo auguro. Cercate di essere sempre molto sereni e molto attenti, perché la matematica è facile, soprattutto se si affronta nella maniera giusta e senza pensare, oddio, questo è difficile. No, ci provo, so delle cose, le applico e provo a risolvere i miei esercizi. Grazie per l'attenzione, ragazzi, spero di esservi stata utile e alla prossima con BB Prof. Ciao!